Ciao a tutte, eccomi qua. In primis mi scuso per la voce da cavernicola, ma ho preso la famigerata influenza stagionale con tutti gli annessi connessi, per cui spero mi capirete, solo che ero veramente impaziente di parlarvi della mia esperienza per questa edizione della Fiera di Bergamo e raccontarvi un po' com'è andata, farmi vedere i miei veramente pochi acquisti. E niente, cominciamo subito. Intanto vorrei mandare un grosso bacione ad Sissi e Tina, che avrebbe dovuto essere con noi in fiera e che purtroppo, per chi ha visto il suo video sa già, per una serie di vicissitudini che le sono capitate non ha potuto raggiungerci. A me avrebbe fatto veramente tanto tanto piacere conoscerla, ma spero che ci sia presto un'altra occasione, tanto le fiere qua non mancano, ma anche senza fiere faccio un giro, qualsiasi cosa, insomma noi, io l'aspettiamo e io l'aspettiamo così, no? Sembro il mago Telma, no? Io e le altre ragazze organizzeremo, l'aspetteremo per andare insomma a fare un giretto per Linoso, chiamiamolo così, quando vuole. Poi volevo, scusate se inizio con tutti questi preamboli perché però sono d'obbligo, volevo ringraziare davvero tanto tutte le ragazze che hanno passato un weekend, quest'ultimo weekend insieme a me, in cui veramente mi sono divertita tanto, mi hanno portato un sacco di regali, io non sapevo più come fare a ringraziare davvero. Io volevo mandare un grosso bacione a... Beh, a parte a 74, Viti 74, che vabbè, lei la vedo sempre visto che è praticamente la mia migliore amica. Poi volevo ringraziare tantissimo Valentina Alchimia, che è veramente uno spasso, guardate ragazze, dal vivo è un fenomeno della natura. Poi Norma, che ha un canale qua su YouTube, però non credo che metta video di Berlino e quant'altro, ma fa cose di altro genere, più un canale personale penso, e che però fa delle cose veramente veramente molto molto fine ed eleganti, ed è precisissima, ho visto delle sue fasce fantastiche. Insomma, volevo ringraziare anche lei. Poi chi ha sì, un bacione enorme enorme a Giuliana, anche lei non ha un canale qui su YouTube, ma frequenta un forum che frequento anch'io, anche lei bravissima, favolosa, mi ha riempito letteralmente di dolci, un bacione grande anche a lei. E poi a Cinzia, Cin Font, penso sia così il suo canale qua su YouTube, lei l'avevo già avuto modo di conoscerla, ma è strepitosa come sempre. Comunque poi io vi lascio tutti i link dei canali, poi magari chiederò se posso lasciare le loro pagine Facebook, così le loro pagine fan intendo, per vedere appunto i loro lavori. Insomma, poi tutte le altre ragazze, vabbè, incontrate in fiera, Miss Magdalenka, mamma mia, sono tante, veramente, cioè, paura di dimenticare qualcuna, tutte le ragazze del forum, Capricci di Perline, eccetera. Ragazze, vi saluto tutte e vi ringrazio tutte per la bellissima giornata e anche per il bellissimo weekend, perché con alcuni di loro siamo andate anche poi la sera a cena in pizzeria, sempre lì a Bergamo, e veramente ce la siamo spassata. Grazie a tutti, adesso chiudo tutti questi convenevoli e comincio a parlarvi dei miei acquisti. Ecco qua, questi che vedete inquadrati ormai dalla bellezza di cacchio 4 minuti, se non state già dormendo praticamente, sono i famosi pizzi che cercavo per fare gli orecchini, quelli che vanno di moda adesso, che andranno di moda a quanto pare per tutta l'estate, questi fatti in pizzo che chiamano macramè, ma in realtà secondo me è più simile a un tombolo, ovviamente sono pizzi fatti a macchina, altrimenti avrebbero dei prezzi inavvicinabili. Li ho comprati questi da Infilando, che è un negozio che penso venda anche online, anzi probabilmente online si trovano anche più modelli di quelli che erano ormai rimasti in fiera, perché a quanto pare già il venerdì avevano fatto man bassa. Io ho preso questi 4 tipi qui, i prezzi andavano dagli 8 euro per questo più grande a rombo che vedete, ovviamente a paio, io ne sto facendo solo vedere uno per tipo,
e i più piccoli, se non ricordo male, 4 euro. E che dire, questi erano già colorati, beh, a parte questo, hanno anche una sorta di pre-inamidatura, che però secondo me non è sufficiente perché, come potete vedere, questo è già piegato. Siccome ho voluto utilizzarlo e avevo già attaccato Monachelle, ci sono uscita sabato sera, alla fine della serata, visto che comunque, anzi anche prima della fine della serata, siccome la punta toccava la spalla quando ero seduta, si è arcuata, questo non dovrebbe succedere, per cui procederò con un'ulteriore inamidatura che poi vi mostrerò in un video, così volendo, se vi piacciono, potrete effettuare questa creazione anche voi. Poi, io, come vi ripeto, veramente ho comprato poche cose, e questo non per un, cioè, il motivo è uno solo, che veramente sono satura di materiale a casa, per cui ho cercato di mantenere veramente basso il tiro per non rimpinguare appunto le scorte. Ho preso, anzi, per questo devo ringraziare Cinzia, Cinfont, perché io non stavo già bene alle 3:30 circa, 3:15, sono andata in macchina ad aspettare che finissero i loro giri, e lei è stata così gentile da acquistare per me queste matassine di filo cerato da 12 metri l'uno, al prezzo tra l'altro veramente conveniente di 1,50 euro. Devo dire che neanche al mercato penso avrei pagato così poco. E questi mi servono per fare quei famosi bracciali con i nodi macramè, le perle che vanno di moda in questo periodo. Poi ho preso della minuteria da Filincanto. Filincanto, per quanto riguarda la minuteria, veramente io mi ci trovo benissimo, perché è veramente di ottima qualità, non annerisce, personalmente non mi ha mai fatto allergia, per cui io la comprerò sempre quando vado in fiera. Ho preso questi anellini qua da 6 mm, dovrebbero essere 6 mm, in alluminio. Queste coppettine qua filigranate, molto carine, chiodini, quelli lunghi. Queste monachelle qua, che preferisco quando faccio orecchini più grandi, perché c'è, a me non piace tanto il gommino che si inserisce dietro le monachelle, quindi preferisco magari utilizzare piuttosto quelli fatti così, che rimangono chiusi e c'è meno pericolo di perdere l'orecchino. E questi terminali qua, che uso tantissimo da quando utilizzo la finta alcantara, i fili, no, scusate, oh mamma, le strisce di finta alcantara per le collane, per i ciondoli. Quindi, siccome è anche molto luminoso davvero questo materiale, ho comprato appunto qualcosina per andare a sopperire a ciò che stavo terminando. Poi in un altro stand, però veramente non ricordo quale fosse, veramente ho preso queste sferette in rame, sono leggermente lavorate, come potete vedere, a foro largo, e questi piccoli terminali sfaccettati sempre in rame, sempre per fare i famosi bracciali, quelli con i nodi macramè, perché ne indossava uno Norma, la ragazza di cui vi parlavo prima, ed era veramente strepitoso. E per cui, perché non copiare Norma? Ciao Norma! E quindi, ok, l'ultimo acquisto che ho fatto sono delle file di pietre dure. Vi ho detto, l'ultima edizione della fiera ho dovuto fare addirittura due video solo per il materiale. Questa volta in 2 minuti abbiamo risolto. Io ho preso queste tre file qua, è pietra dura ma non so cosa sia, ma mi piacciono tantissimo, soprattutto queste perché hanno dei colori diversi per ogni sfera, ma non, boh, non so cosa sia. E queste qua sul rosso molto venate, che utilizzerò come cabochon. Costavano veramente poco, penso di averle acquistate da Livio Bijou, se non ricordo male. Forse, ah sì, anche quelle cose di rame di prima le ho prese da Livio Bijou. C'era un'offerta che, se sbaglio, qualcuno mi correggerà. Vittoria mi corregge sempre lei, se non ci fosse lei io non mi ricordo mai niente. Mi sembra 4 fili 10 euro,
mentre un filo solo 3, se non ricordo male. Quindi io ne ho presi 4 perché uno serviva a lei, per cui me ne sono rimasti 3 e così abbiamo risparmiato. E devo dire che veramente per il prezzo che hanno sono molto carine, ma non so sinceramente di cosa siano. Se qualcuno lo sa e mi vuole illuminare, sarei molto grata. Per il resto che dire, gli acquisti sono finiti e io devo ringraziare veramente ancora tutti, tutte le persone presenti. Ho visto veramente delle ragazze, soprattutto in pausa pranzo, che ho conosciuto appunto in fiera, che avevano dei gioielli strepitosi. C'era una ragazza che aveva un bracciale fatto a peyote, però con tante dimensioni diverse di perline, venivano fuori delle onde. Non lo so, guarda, no, devo provare a farlo. Prendendo il suo permesso mi ha detto che posso, per cui poi ve lo mostrerò se riesco ad eseguirlo. Ma era una roba formidabile, troppo, troppo bello. Per cui ho passato il tempo ad ammirare le creazioni delle altre, anche Miss Magdalenka, ragazze. Aveva un anello, degli orecchini fantastici, vi giuro, fantastici. E poi lei è carinissima come ragazza, davvero. Molto gentile, molto cortese, veramente una bella ragazza. Vabbè, non c'entra niente, però l'ho detto lo stesso. Ma tutte le ragazze che c'erano, delle grandi. Va bene, dai, finiamola qui. L'unica cosa che posso dire sulla fiera è che, come al solito, c'era tanta gente. Io sono arrivata tipo a 10 meno un quarto, ho dovuto parcheggiare in fondo perché i parcheggi stavano esaurendo. Quindi afflusso veramente bestiale, solite code per i biglietti e bla bla bla, organizzazione boh, tranquilla. Quest'anno c'era anche l'area gioco per i bambini che non c'era nella scorsa edizione, però il tasto dolente è sempre quello: mettete dei posti a sedere in più per le persone che devono pranzare, perché cioè, se uno vuole uscire a pranzare, farsi un giro in centro, mangiare da qualche parte e tornare in fiera, non può, perché il biglietto viene timbrato, al massimo puoi uscire per 5 minuti, a meno che tu non sia Flash Gordon, è impossibile. Quindi, e dentro ci sono veramente poche panche per sedere, cioè almeno un misero panino, dopo essersi fatti chilometri e chilometri avanti e indietro negli stand, non sarebbero male. Questo lo dico sempre però, tutti gli anni. Tanto avete quel corridoio lì immenso tra i due padiglioni, mettete qualche sedia, non so, qualche panca da osteria, qualsiasi cosa, ma almeno un panino misero fatecelo mangiare in santa pace. Con questo è tutto, io risaluto tutti, un bacione e al prossimo video. Ciao!